Shut up! I'm trying to play video games! Come va, vicini di casa? Io sono Big House e sono felice, sono entusiasta alla sola idea di potervi dire bentornati con la seconda parte di Alien Isolation. Beh, come cazzo si chiamava il comandante? Verlaine? Verlaine? Sono qui, Verlaine. Oh! Ma come fanno a non vedermi? Oh! Ecco. Io voglio sapere adesso chi è il tizio che ha chiuso le paratie. Voglio saperlo. Non solo i miei compagni non mi hanno visto, nonostante fossi completamente esposto, ma abbiamo anche a che fare con un figlio di puttana che ha chiuso le paratie, privandomi della fantastica vista dell'esterno. Immagino che il nostro prossimo obiettivo sia di contattare la Torrance. Dobbiamo trovare un modo per contattare quei mammalucchi e dirgli cosa sta succedendo. Dirgli che siamo nei casini, che siamo da soli e i nostri compagni sono morti. Che c'è qua? Almeno credo che siano morti perché sono spariti. È una sala giochi? È una sala giochi. Aspetta che riattivo la corrente, così possiamo giocare, prenderci un piccolo momento di svago dopo questo breve quick time event. Click. Eccoci. Si può giocare? Ah, voce che parla, dice cose. Ok. Sexon? Che razza di gioco è? Non c'è Metal Slug? Ah, si è aperta quella. Dov'è finita la voce che dice le pubblicità? Sevastopol, i nostri centri commerciali e bla bla bla. In qualche modo era rassicurante. C'è qualcuno? Chi è? Sopravvissuto? Raccogli composto B. Aggiornamento. Dopo diverse richieste, l'ufficiale Waits ha finalmente convocato una riunione pubblica per parlare delle voci di corridoio riguardo Sevastopol. Tuttavia, invece di fornirci delle voci di corridoio, ha continuato a essere evasivo e dopo appena qualche minuto lui e il suo team sono stati bersagliati da oggetti lanciati dalla folla furiosa. È partito un colpo di arma da fuoco, si è scatenato il panico e ora Waits e ciò che resta dei suoi uomini ci stanno cacciando dal terminal. Siamo soli ora. Cioè, oltre all'alieno che fa danni, c'è anche in corso una rivolta? Bene. Oh! Lo sapevo. Passaggio segreto. Che stronzoni. Scommetto che il tizio che ho visto prima è finito qua dentro. E ha scelto proprio un bel posto in cui andare. Buio. Pesto. Tizio? Sei qui dentro anche te? Luci che ondeggiano? Dove sei? Sei un sopravvissuto della Sevastopol? Non voglio farti male, voglio solo parlare, capire come si è arrivati a questo. Più vado avanti, più trovo casino. Questo dannato posto cade a pezzi. Eh già,
cade proprio a pezzi. E mi stupisco che ci sia tutto sto casino per colpa di un singolo alieno. Come abbiamo fatto ad arrivare a tanto bordello? O magari è soltanto la navicella che fa cagare, eh? Dove passo? Ah! Si sposta questo. Grazie mille, ti levi dai coglioni. E io mi accovaccio qua. Pezzi di metallo. Continuamente pezzi di metallo. Sempre pezzi di metallo. Tra un po' ci faccio la collezione di pezzi di metallo. Ok. C'è il piccolo buchino lì. E ce l'abbiamo fatta a superare il casino. Qui c'è gente che proprio, nonostante la situazione delicata, non può fare a meno di compiere atti vandalici. Sono esplose le luci. Sei te? Eri te nel cucinino? E nei condotti? Hai fatto esplodere le luci per un particolare motivo? Dove ti nascondi? Sono umano? Guarda, se scappi dall'alieno, ti capisco. Magari possiamo aiutarci in qualche modo. Oddio. Oddio, no. No, no. Questa non è una bella cosa da vedere. Meno male che non siamo in Dead Space. Meno male, perché se tornassero in vita, altro che xenomorfo. Ah, giusto, che poi xenomorfo, eh. Io continuo a chiamarlo alieno o alien, che in teoria non è corretto. Va bene, ma non è corretto. Se vogliamo essere pignoli, dobbiamo chiamarlo xenomorfo. Altro generatore da attivare con il quick time event, vai. Oh sì, baby. Oh sì, baby. Tira quella leva e schiaccia il bottoncino. Oh sì, mi piace quando schiacci il bottoncino. Che ho fatto? Piede di porco necessario. Va bene. Cos'è, il giaciglio di un barbone? Non posso raccoglierlo? No, peccato. I pornazzi. Niente con cui svagarsi durante... Ok. Ok. Bellissimo. Primo cadavere della giornata. Beh, non è vero, perché c'erano anche quelli lì avvolti nei sacchi neri. Prima di andare avanti, volevo un po' ciacciare con questo inventario. Ho anche un razzo di segnalazione, un bengala che mi ha equipaggiato, non so come ho fatto. E volevo costruire questo kit medico, imparare un po' come si fa. Dunque, serve un sensore. Ah, ma ce l'ho la roba! E mi ha anche premiato con un achievement. Kit medico. Sì. No, basta. Va bene uno. Voglio usare il kit medico. Ma ce l'ho fatta o... Oh! Passa per il portello principale. Fuck the Marshals. Altre scritte. Questa stazione spaziale è piena di pornazzi. Cioè, io non lo so veramente. Pornazzi a gogo. Sono Turner. Ho dovuto di nuovo occuparmi di quello stronzo ubriacone. Stavolta ha quasi distrutto il portello con un piede di porco. Avrà immaginato di essere al sicuro qui e di chiudersi dentro. Fanculo. Qui? Abbiamo già troppi pensieri per poterci occupare di un alcolizzato. E comunque l'ho rinchiuso nella sala delle prove. Quel coglione smaltirà la sbronza lì. Non dirmi che è il cadavere che ho visto prima. Sì. Sì, ok, oh cazzo. Eccolo qua. È lui l'ubriacone?
credo. Oh! Beh, avevo sentito un rumore strano. Ah, ho capito. Devo entrare nel condotto con la porta che si apre ad Ano e raggiungere attraverso questo passaggio la stanza con il tizio morto e recuperare qualcosa che può servirci, credo. Attenzione alle scariche elettriche, che l'ultima volta che ho beccato in pieno una scarica elettrica... Ma cosa c'è qua? Che cazzo è sto liquido? Non lo so. Non lo so e non lo voglio sapere. Pronto? Ecco, ok. Voglio fare un reclamo. Alle autorità più in alto, ok? Mi chiamo Zachary Watson. Si scrive Watson. Capito? Mi sa che era lui l'ubriaco. Mi sono sbagliato. E questo qua, non quello da di sotto. Piede di porco. Mollalo. Che schifo. C'erano gli scarafaggi sotto, che schifo. Raccogli badge. Sbloccato un achievement per aver raccolto una cartellina. Che può servirmi in... Ah, forse posso aprire la porta qua? Col piede di porco? Dovrebbero proteggerci. È il loro lavoro. Ma nessuno sa niente. Nessuno sa niente, cazzo! C'è qualcosa sulla stazione con noi e nessuno sa cos'è. Perché gli ufficiali non ce lo dicono? No, mi hanno solo... Cosa vuoi che ne sappiano gli ufficiali? Voglio fare un reclamo. Ha già detto, vero? Ho una cazzo di paura. Cazzo. Proprio andato questo tipo. Tieni premuto TD e TS. Ah, ma... Sono un idiota. Intendeva tasto sinistro e tasto destro del mouse. Sono un cazzo di idiota. Vabbè, però alla fine ci sono arrivato. E siamo liberi. Penso di dover tornare di sotto perché... Anche il portellone qua, sì. Era chiuso dalla morsa. Quell'individuo lì di prima, che ha vandalizzato un po' dappertutto con le luci, eccetera, si nasconde da qualche... Stai ferma. Merda! Chi è? Non ci uccidere. Mi chiamo Ripley. Da dove arrivi, Ripley? Da fuori, da una nave. Non ci sono navi. Ora sì. Beh, buone notizie, perché qui non ce la passiamo bene. C'è stata un'esplosione, ha fatto tremare tutto. Lo so. Malocchezza. Quello è l'ultimo dei nostri problemi. Ah sì? Sì. C'è qualcosa su questa stazione. Non ci crederesti mai. No, no, ci credo, ci credo. Capisci? Okay. Io ci credo. Ok. Come ti chiami? Axel. Stavo salendo con due colleghi. Ciao, Axel. L'esplosione. Toglieresti quell'arma? Mi aiuti a dalla nostra faccia? Perché? Arma che vorrei tanto fregarti perché... Perché? Che è molto bella, eh. Stai calmo. E perché dovrei fidarmi di te? È quello che dovrei chiedere io. Devo contattare la mia nave. Oggi sei fortunata. Beh, dai, sembra un tipo ragionevole questo Axel. Basta che non mi punti più la pistola contro. Con una navetta possiamo raggiungerla attraverso l'area di carico. Ma stai attenta. In quel posto ci sono spesso guai, ok?
Perché dove in questo posto non ci sono guai? Qui non si può rischiare. Non si può rischiare che? Il culo? Lo stiamo rischiando... Già... È molto, a quanto pare. Cosa? Ehi, non muoverti! C'è altra gente! Non vogliamo problemi. Chi siete voi? Io Babbo Natale e lei è un elfo. Sono solo un paio di stronzi. Ah, simpatico. Non c'è tempo da perdere, andiamo già. Dobbiamo arrivare a fare comunicazioni, potete aiutarci? Non ci serve il loro aiuto. Non dirgli niente. Senti, ho fatto funzionare l'ascensore. Jana, andiamo, ok? Possiamo venire con voi? Buona fortuna. Cosa? Axel? Sei stronzo? Che cosa voleva dire? Perché sei stato così aggressivo? Appunto! Tutti terrorizzati, ognuno pensa a sé. È più sicuro così. Come più sicuro così? Dobbiamo collaborare! Axel. Allora? Aspetta, chiamo l'ascensore. Ok. Lasciami fare, questo posto è vecchio, serve un tocco speciale. Sì, il tuo tocco speciale. Potevo farlo anch'io, eh. Stai aspettando. Premi il pulsante. Capito? Stai calmo. Cerca di non fare rumore. Potrebbe esserci gente qui. Sì, va bene, va bene. Che diavolo sta succedendo? Adesso. Ah, sì, voglio saperlo anch'io. Ci rilassiamo e chiacchieriamo quanto ti pare davanti a un caffè. Già, sulla mia nave. Devo sapere che sta succedendo. E subito, cazzo. Ben detto, Amanda. C'è un assassino. Un assassino? Che vorrebbe dire? Non l'ho visto, ma è qui. Ci sta eliminando uno per volta. Che stai dicendo? Uno psicopatico? Una persona? No, qualcos'altro. Un mostro. E che io so bene di chi sta parlando. Il problema è che Amanda non lo sa. Dai. Vai avanti! Sei tu quello con la pistola! Che c'è? Dovremmo cercare una via d'uscita! Sei fuori di testa! Non ci sono vie d'uscita. Almeno qui saremo al sicuro. Per quanto tempo? E se vengono a cercarci? Gli piantiamo una pallottola in testa. E ora smettila, mi stai innervosendo. Dobbiamo dormire un po'. Scusa! Cos'è appena successo? Problemi. Dovremmo aggirarli. Seguimi. Perché vogliono... Che cazzo ho fatto? Ah, ok. Vogliono ucciderci? Non capisco. Cioè, davvero, non capisco. C'è della gente che gira col fucile e vogliono uccidere noi? L'ho già scontrato. Perché? Non gli piacciono gli estranei. Nemmeno quelli gentili come me. Ah, sì. Lui sarebbe gentile, proprio. Bisogna dargli il premio per la gentilezza. Talmente è gentile. Qualcuno dovrà per fare qualcosa. Lo stanno facendo. Si chiama sopravvivenza. Oh sì, sopravvivenza. Io lo chiamo sbattersene degli altri e sparare a chi capita. Tutti sono contro tutti. La paura ti rende pazzo. L'ho notato. La paura ti rende idiota. Torcia. Beh, a questo punto a cosa servono i razzi che ho raccolto? Ah, un cazzo. Stai attenta a come la usi, però. Non dobbiamo farci vedere. Andiamo. Devo seguire te. Devo seguire te, purtroppo. Oh. Fai piano. Che dobbiamo... No. Aspetta. Aspetta. La faremo. Promesso. Che succede? Qualcun altro è stato qui. Tenete gli occhi aperti e le armi pronte. Sparate a chi non riconosce. Ricevuto. Restate qui, io controllo le scorte. Oh merda, no? Sono armati. È troppi da affrontare. Sì, direi di sì. Dobbiamo comunque riuscire ad aggirarli. Il portello in fondo. Come? Troviamo un diversivo. Il generatore. Se saltasse dovrebbero andare a controllarlo. Tu sei ok. Piccola di me. Farai meno rumore. Oh. Ottimo. Bella scusa che hai trovato. Sono più piccolo di te. Faccio meno rumore. Bla bla bla. Dove devo andare di bello?
senza farmi sentire da questi qua. Ah sì? Pensi che tu potresti fare di meglio? Non sta dicendo questo. Continuate a litigare così. Piantatela di parlare. State lì. Ovviamente se riuscite a chiudere la bocca per più di 5 secondi. È qua? Sì! Sì, sì, sì. Che cazzo succede? Oh, oh, oh. Il generatore è morto. E si devo... è spento da solo? No, c'è qualcuno. Merdissima. Tutti con me. No, 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 no. Tutti con lui, no. No, 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 no. Mi nascondo. Mi nascondo. Porca... Chi c'è? Esci fuori e non ti faremo niente. Sì, sì, ci credo. E come lo sai, Einstein? Se fosse fuso, ci sarebbe del fumo. Beh, di certo ora non funziona. L'interruttore di emergenza? Un topo, forse, si è incastrato. Siete stati voi? Oddio! Oddio, 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 oddio. Ok, 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 va, 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 inginocchiati, come si fa? Come si fa? Dov'è il tasto? Bene. Axel? Axel? Axel, dove sei? Axel? Axel? Axel, non va bene? Di qua? Ma perché Axel non mi segue? Bel lavoro, Ripley. Ah, ok. Facciamo piano. Sì, è lì che corre tranquillamente. Ma vaffanculo, va. Dobbiamo attivare le due centraline contemporaneamente per aprirlo. Io mi occupo di questa, tu vai a quella dall'altro lato. Ok. Ok. Dobbiamo aprire questa porta attivando le due centraline contemporaneamente. Spero che l'altra centralina non sia in qualche posto brutto. E... Cosa? Salva Axel, ok. Venite qui, ho trovato il nostro ladruncolo del cazzo. Ok, salvo Axel, anche se mi sta un po' sui coglioni. E come faccio? Come faccio? Come... Come... Premi tasto sinistro per colpire, ok. Vai. Questa è casa mia. Va, ok. Va, Cazzo. Andiamo, gli altri stanno arrivando. Dobbiamo andare, ora. Ehi, bastardi. Merda. Merda, 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 merda. Merda, 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 merda. Pa, 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 pa. L'hai ucciso. Perché stava per uccidere me. Mi hai salvato la vita. È questione purtroppo di sopravvivenza. Lo capisci? Lo capisci? Axel. Che c'è? Ma che roba è? No! No, no, ho capito! Che cos'è? Cosa? Primo incontro con lo xenomorfo. Beh, non c'è. Si è vista soltanto la coda, ma questo si può definire un incontro ravvicinato del terzo tipo. E Axel è morto vanificando il mio salvataggio di prima. Stavo cercando la sua arma, ma non la trovo. Perfetto, perfetto. Come al solito sono disarmato. Chiama navetta. Quanto ci mette? Dai! 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 Ok! Vai, 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 vai! Termina anche questa seconda parte di Alien Isolation. Mi auguro di non aver fatto durare troppo questo episodio come il precedente, anche se nel primo episodio c'erano tutte le cutscenes da fare da preludio, e poi i dialoghi, e... Il mio problema è che
vorrei continuare a giocare e registro troppo senza accorgermene. Primo incontro con lo xenomorfo. Beh, primo incontro, se così si può dire, perché si è soltanto intravisto. Un altro scenario in cui mi sono piuttosto agitato è stato quello con i sopravvissuti che volevano ucciderti e te dovevi nasconderti, e lì mi ha ricordato un po' Outlast. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like e non siate timidi, lasciate anche un commento per farmi sapere la vostra, è importante. L'alieno mostrerà la sua brutta faccia e noi riusciremo a non prenderlo in quel posto? Lo scopriremo nei prossimi video. Ciao a tutti vicini di casa!